Il WWF ha incontrato il sindaco una settimana fa con una proposta concreta. In cosa consiste? Togliere le auto dal centro, estendere l'area pedonale che è stata già decisa dall'amministrazione con una ZTL che comprenda anche Corso Caroli e parte di Piazza 20 Settembre e il resto di Piazza Giordano che è ancora rimasta aperta al traffico per ora. Contestualmente abbiamo ipotizzato anche una revisione generale del traffico attorno al centro in modo tale da risolvere le criticità che ci sono state in queste settimane. Ecco, per esempio, quale incentivo magari per fare in modo che la gente arrivi e trovi posto o che non arrivi magari con la macchina, insomma, quale può essere la spinta per innovare? Beh, dobbiamo partire dal presupposto che non c'è posto per tutti, questa è la premessa, e poiché appunto non c'è posto per tutti è necessario che chi vuole stare più tempo in centro debba lasciare la macchina in periferia, come si fa d'altra parte in altre città, penso a Bari ad esempio che è vicino a noi e da diversi anni ha istituito il sistema di park and ride, che significa lasciare l'auto in un parcheggio di scambio. Noi abbiamo individuato già un paio di aree in periferia e con una piccolissima cifra lasciare la macchina tutto il giorno, prendere una navetta che lo porta in centro e poi lo riporta al parcheggio. L'amministrazione ha preso sul serio la proposta, nel senso che sembrerebbe davvero voler utilizzare queste vostre idee o è ancora in fase di rielaborazione? Beh, no, devo dire che ci siamo subito messi al lavoro perché abbiamo analizzato questa proposta insieme con la Polizia Municipale e proprio oggi abbiamo avuto anche un secondo incontro con l'ATAF per vedere quali sono le implicazioni derivanti dalle modifiche che noi abbiamo proposto. Sono venute fuori ovviamente anche delle proposte da parte sia dell'amministrazione che dell'ATAF. Credo che poi tutto questo si concretizzerà in una idea, diciamo, finale, definitiva, che verrà sottoposta al Consiglio Comunale. Ecco, l'ultima domanda, la viabilità è stata stravolta più volte in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane. 50 commercianti hanno firmato una petizione che hanno presentato a Palazzo di Città e in cui si dice appunto che nel periodo di Natale hanno visto crollare addirittura del 40% i loro fatturati. Si tratta dei negozi che hanno le loro attività nelle vie limitrofe al centro. Il WWF cosa pensa di questo? Se ha una proposta anche per risolvere questa situazione e il comune anche? Beh, noi pensiamo intanto che l'equazione più smog, più traffico uguale più affari non sia corretta. Il fatto che ci sia un cambiamento è normale che agli inizi possa avere delle ripercussioni, però la chiusura al traffico di alcune aree è una sfida per tutti e quindi credo che anche i commercianti debbano darsi da fare per fare in modo che ci sia una nuova attrattività delle proprie attività commerciali. Mettersi insieme e produrre iniziative che possano attirare le persone, credo che sia poi anche compito loro.